Su, dai, non giudicatemi. L'ho trovato a poco e non potevo farmelo sfuggire. Vediamo com'è. Poveracci questi. Mamma mia, mi dispiace per loro. Hanno avuto una shitstorm incredibile. Quanta gente che ha collaborato per questo gioco comunque. Però io ho questa convinzione. Sono sicuro che nei prossimi anni, come tante altre roba, questo gioco secondo me potrebbe migliorare. Buongiorno Night City! Buongiorno Dalla anche a te. lotteria delle vittime di ieri è stato estratto un bel 30! Mi fa 10 piacere. solo a Haywood, grazie alle guerre tra bande. Una vittima per la polizia, quindi siete fottuti! Eh Perché beh. l'NCPD non la farà certo passare liscia. La pula, C'è sempre un la altro pula. blackout a Santo Domingo. Ok. I Netrunner ci danno dentro con i buchi nella rete elettrica. Fanno casini, insomma. A Westbrook il Trauma Team sta scrostando le vittime di un cyberpsicopatico dal marciapiede. Ok, quindi ci sono pazzoidi psicotici. E Sai che a novità? Pacifica? I bassi fondi, Pacifica è insomma. sempre Questi sono i bassi Pacifica. bassi fondi. Dal vostro stan è Non tutto! so chi tu sia, Prepariamoci Stan, per però un'altra grazie. giornata nella città dei sogni! Vediamo cosa ha da offrire la città dei sogni. Violazione invece di caricamento. Oh, abbiamo delle ricompense. Beh, per ottenere la ricompensa vai al tuo appartamento e controlla il magazzino. Ok, nuova partita. Siccome è la nostra prima partita, e devo dire che a livello di immagine non mi dispiace come hanno selezionato sostanzialmente la difficoltà. Soprattutto questa di molto difficile mi ricorda molto Prototype. La macchina diventa sempre più bella. Più aumenta la difficoltà. Comunque, giocheremo in normale, la nostra prima partita. Abbiamo la vita da nomade, vita da strada e cooperativo. Per qualche motivo sono spinto dal corporate. Voglio scegliere corporativo. E beh, possiamo scegliere tra maschio e femmina. Io andrei con un maschio. Mi diverte molto come l'unghia cresce e si ritrae. Capezzoli sì e no mi ricorda tanto uno di quei film sui robot che diventano umani ma che gli manca qualcosa. Oh, lo so che voi non potete vedere, ma la cosa mi ha divertito, scusatemi. Ti prego, rimettiti qualcosa, per favore. Oh no! Ho schiacciato il bottone sbagliato. Io pensavo che era quello per salvare. No! Quando fai più fatica a creare un personaggio che a giocarci? Oh, finalmente ci siamo. Dai, almeno questo. Questi sono i nostri punti. Fisico, intelligenza, riflessi, tecnica e freddezza. Io farei così. Ma guarda, per quanto strano sia, io di solito punto all'intelligenza. Però qua la freddezza e la capacità tecnica vincono a mani basse su tutto il resto. Il fisico lo aumento per ovvia sicurezza. Tanto ci sarà probabilmente tempo per aumentare tutto. Pannello biomonitor completato. E beh, direi che possiamo confermarci. Benissimo, inizia la nostra storia a Night City. Cyberpunk 2077. Vorrei solo soffermare una cosa. Probabilmente voi avete visto questo pezzo. Boh, in 5 minuti? È mezz'ora che sto registrando solo per fare il personaggio. Premi cerchio per continuare. E questa schermata cos'era, scusami? Il caricamento? Sto malissimo, senza barba. Oh, Gesù. Oh, siamo noi. Beh, corporate con questo aspetto. Bellissimo. Ehi, ciao, chi sei? Ci sei? Una favola. Sì. Ci sono. Siamo dei Sì. tossici? Ci Va droghiamo? bene. Sì. Mi serviva solo una pausa. Una Avessi potuto pausa pillola. smaltarla. Già ho vomitato, è solo stress. Certo. Questo lavoro te va a matar. Già. Beh, non sono ancora morto, Ehi, ci Tranquillo, non sei? sono ancora morto. Già.
Non ancora. Grazie di averlo precisato. Che succede? Non diciamo niente. Ecco, se ne vada, signore. È stata una fuga di dati. Il capo mi ha coinvolto perché siamo dovuti intervenire. Tutto il quartier generale è in fibrillazione. Ok. Quindi siamo dei pezzi grossi. Sei quello che risolve i problemi degli altri. Jackie. E chi risolve i miei, però? Spionaggio a Arasaka. Sei sempre fottuto. Alzati, devo andare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Non preoccuparti per me. Me la caverò. Speriamo, dai. Buona suerte. In bocca al lupo. Ti diamo il benvenuto a Cyberpunk 2077, prima volta a Night City. Segui i tutorial con attenzione per apprendere appieno le meccaniche di gioco base. Altrimenti, se hai già esperienze, puoi disattivare i suggerimenti. Vai al database di qualsiasi momento durante il gioco per accedere al tutorial e consultare gli argomenti più importanti. Ok, dovrei spostare probabilmente la mia webcam da sopra a sotto. Quindi database, olà, la telecamera. È un po' strana la telecamera, eh? Segui incarico. Non ho visto, troppa roba è apparsa. La telecamera è strana. È strana come telecamera. Ci sono veicoli, mondo, esplorazione, combattimento, furtività. Porca troia, sto più qua a leggere tutti i tutorial che a giocare praticamente. Ok, possiamo avere 3 armi attive, degli accessori rapidi, questi sono tutti pezzi dei vestiti e non mi dispiace, sarò sincero, abbiamo il sopravvestito, la maglia, cappello, maschera, gambe, scarpe e un vestito speciale. Questi immagino saranno tutti i nostri potenziamenti. E questa è la mappa? Ah, c'è la zona morta. Proviamo a disattivarla, scusa un attimo. Oh, ora è molto meglio. Ora è molto meglio senza la zona morta, grazie. E io sono abituato a schiacciare X per aprire le cose. Buongiorno, corporate. Buongiorno, salve. Ah, che bella la vita da queste parti, eh. Siamo tutti ricchi e stiamo bene, immagino. Non so veramente cosa stia succedendo, però. Siamo vestiti tutti più o meno uguali in questo posto, eh. Tu sembri un cantante, ti dirò. Chiamata. Sì, pronto? Sì, ho fatto rispondi. Dovevi essere qui un'ora fa. Davvero? Sono stato trattenuta? Mi hanno trattenuto, sto arrivando. Ok. Francoforte del cazzo. Quella troia di Abernathy ce lo scaricherà addosso. Francoforte. Sono nel mio ufficio. Ok, arrivo subito. Sì. Un tizio simpatico, dai. Arasaka Tower contro spionaggio. Ok. Buongiorno. Come fa? Ah, ok, stavo dicendo, posso correre? Quanto tempo? Ehi, ciao! Sono io, Frank. Ciao, Franky! Sull'East Coast, ricordi? Vado un po' di fretta, scusami. Senti, scusa, ma ora vado un po' di fretta. Parliamo un'altra volta, ok? Certo, certo. È stato bello rivederti. Ciao, Franky! Devo andare a lavoro, scusatemi, sono in ritardo, per quello corro. Nell'anticamera, prego. Se mi fate entrare, grazie. Buon salve! Scansione. Grazie. Ah, ok, era un video, stavo dicendo. È una prospettiva un po' strana, eh. Arrivo subito. Eccomi qua. Devo sistemare questa cosa del voto prima che perdiamo le nostre. Dio mio. Basi nel mare di nuvole. È strano, sembra che siano lì, ma in realtà è un video, sembra una prospettiva assurda. Arthur? Come pensavamo? Arthur, sono qui. Arthur, cagami. Arthur? Sai cosa fare. Procedi pure. Oh no! Hanno fulminato 2 cristiani. Ehi là, ciao. Tu mi ricordi qualcuno di un film americano? Tu sei il mio uomo. Abernathy. Ho guardato la votazione, che cazzo è successo? Un'epurazione, dopo la merda che Francoforte ci ha scaricato addosso. Ah beh, certo. Come concordato, ho risolto il problema. Sì, ma questo non è il modo giusto. Ma non ti massacrare il Consiglio Spaziale Europeo. Sai quanto ci costerà insabbiare questa cosa? Avremmo perso la licenza, così abbiamo guadagnato una settimana. È una vittoria. Vabbè. Sempre la via con meno resistenze, senza compromessi. Tipico di te. Questa storia non finisce qui. Perché ho paura che non finirà bene per te? O meglio, per me, perché finirò in merda io. La stronza. L'ho sempre odiata. Eppure sei lì. Non è la prima volta che ti incastra. Non è la prima volta che Abernathy ti incastra. No. Non è la prima. E non sarà l'ultima.
Mi ha infangato di fronte ai dirigenti giapponesi per farsi promuovere a direttrice delle operazioni speciali. Vabbè, alziamoci. Ma dai, non si dicono queste cose. Poverina. Ora mi punta una pistola alla testa perché io non faccia scherzi. Ma non premerà il grilletto perché ha bisogno di me. Faccio quello che lei non ha le palle di fare. Che troia. A me non dai da bere. Vede, Timper, una strategia efficace. Efficace. Beh, tu ti prendi il calcio in culo e lei si prende la gloria. Difenditi. Devi difenderti. Ricordare ad Abernathy che non sei il suo zerbino. Nah, quella hai mi ammazza. Ragione. Quella la mi ammazza. Sberla, ma forte. Così ti rispetterà. Ma povera, mi dissocio. Sembra che la vediamo allo stesso modo. Posso bere? No. Aggravamento della crisi di Francoforte. Prendi questa. Cos'è? È uno shard dati? Uno shard. La prova della mia fiducia. Quella. Forza, prendilo. Ok, grazie. Eppure non è che mi fidi molto, eh? È quello che ho raccolto nelle scorse settimane. Dati biometrici, tessera del Trauma Team, nomi dei suoi collaboratori più stretti. Ok. Artista, capo della sicurezza, amante, Rafa, tutto quanto. Perché io? Per fare in modo che Abernathy non sia più un problema. Ok. L'hai detto tu. Devo difendermi. E devo farlo io il lavoro sporco. È una bella scommessa. Scoprono che ne abbiamo anche solo parlato. Mi fanno fuori insieme a te. Esatto. Vero. Lo sanno tutti che sei arrivato fin qui soltanto grazie a me. Siamo amici, quindi amicetti del cuore. E se mi rifiutassi? E se rifiuto, che succede? Non fare domande stupide. Non è una richiesta, vero? È un ordine. Sembra che ci siamo capiti. Prendi anche questi. Oh, grazie. Un po' di euro-dollari. Usa soltanto questi soldi. Cerca le persone giuste per il lavoro. Niente affiliati corporativi. E per l'incarico principale usa soltanto qualcuno che conosci bene. È tutto chiaro? Ok, sì, contatterò qualcuno. Tutto chiaro. Bene. In tal caso, attendo il tuo rapporto. Buona fortuna. Ok. Il mio avvio è in attesa fuori. Usalo liberamente. E non deludermi. Certo, perché io ho paura che avere solo, anche solo questa chiavetta di informazioni sia una grande inculata per noi? Bah. Ho quei rapporti che mi avevi chiesto. Chi sei tu? Sei in ritardo però. Dovevano essere pronti ieri. Lo so, ma li ho ricevuti ora. Mandali al mio indirizzo, io e te ne parleremo più tardi. Bravo, siamo veramente dei pezzi grossi noi. Sei vivo? Come vanno le cose in quel covo di vipere? Mi serve il tuo aiuto, covo di vipere, dire covo poco. Covo di vipere. Definizione appropriata. Come sei faccio a leggere il mio rapporto? Non ancora. Per il momento mi serve una persona fidata. Questo lo prenderei come un sì. Ma, tizio, come lo tieni quel tablet? Guarda, quel tablet non si tiene così. Quindi il mio ufficio è questo. Mi serve la tua firma per una cosa. Forse la nostra risorsa è stata scoperta. Davvero? Non ho tempo per questo. Si tratta di Francoforte? Come Francoforte? No, è un altro problema. Locale. Dimmi, velocemente. Dai che c'ho da fare, su. Il nostro agente alla biotecnica sospetta che l'abbiano scoperto. Gli hanno appena concesso un accesso di sicurezza di livello rosso, il massimo. Sta cercando prove compromettenti, ma poca roba. Beh sì, hanno dato così tanto l'accesso, non è molto sicuro. Sono puliti come se gestissero un orfanotrofio. Dare sette dei server. Sospettiamo che l'abbiano scoperto e che gli stiano fornendo dati falsi. Dobbiamo tirarlo fuori o lasciarlo cercare? Tiratelo fuori. Tiratelo fuori, ma con calma, senza richiamare l'attenzione, altrimenti se ne accorgono. Jenkins sarà furioso. Penserò io a Jenkins. Non ci si può fidare di diffamazioni simili. Vediamo che cosa abbiamo qui invece. Abbiamo il gattino, ma che bello. Usa, apri il cassetto. Vediamo cosa c'è nel cassetto. Prendi la scheda, usa il booster cognitivo. Non so cosa siano entrambe le cose, ma quello comunque è The Witcher 3. Il booster cognitivo, cosa farà? Boh, prendiamo la scheda intanto. L'abbiamo solo presa per guardarla. Il booster. Ok, ok. Ci siamo appena strafatti. Ok, usiamolo. Ma c'è anche una finta rete internet. Carino. Non so cosa faccia nessuna di queste cose io. Beh, alziamoci. Il rapporto l'abbiamo letto. A livello comunque visivo, per come lo sto vedendo questa zona, non mi dispiace. Pacoto? Sei tu? No, non ho mai detto una cosa simile. No, non è la Pacoto. Avevo una collega quando lavoravo in un ristorante che aveva i capelli esattamente così. Non di quel colore, però. Allora.
Un po' bruttino questo. Non so cos'è. Non so se è una macchina, un jet. Boh. Probabilmente un jet autoguidato. Lizzie's Bar. Destinazione Lizzie's Bar. Destinazione ricevuta. Accendi il notiziario, bevi un drink. Questa è N54 News con una notizia dell'ultimo. Ma che bello, ma quindi posso veramente vedere? Il Consiglio Spaziale Europeo è stata sospesa. No, non preferisco. Ma sì, dai, beviamo. Ma godiamoci la vita, dai, chi se ne fotte. 5 membri del Consiglio Spaziale Europeo sono morti e 3 versano in condizioni critiche. Bel posto. I pesciolini un po' fermi, eh? Un po' poco fermi. Tutti i dispositivi forniti dalla biotecnica. I rappresentanti della corporazione non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. Chissà se posso berli tutti e sfondarmi. Secondo me no. Peccato, sarebbe stato bello. Grazie N54 News. Mi piace questo simil tour guidato per la città. Qualcuno ci sta chiamando. Coach di vita. Salvevi. Che salve. Non avremmo dovuto sentirci fino alla fine della settimana. Satori ha ricevuto una notifica di una lettura biometrica preoccupante. Mi sembrava giusto chiamare. Di che cosa stiamo parlando? Tutto pronto? Sinceramente non molto. Ho qualche grattacapo, ma niente di preoccupante. Pensa di nuovo alla nostra ultima sessione. Ah, quindi è veramente un coach di vita questo. È veramente un maestro. Ti calmerà ed eleverà il tuo spirito. Fidati. Grazie, coach. Certo, ok, ci vediamo dopo. Ma io posso toglierle tipo queste cose da qua sopra? Qualcuno sa se posso eliminare questo HUD tipo là sopra, questo, quello lì in alto a sinistra? Mi danno un po' fastidio. Neanche troppo, però sto pelo pelo. Nessuna zona d'atterraggio designata nei pressi della destinazione. Allora mi butto. Prova di sotto. Il più vicino possibile al bar. Fanculo la procedura. Inizio sequenza d'atterraggio in base ai nuovi parametri. Perché penso che finiremo tipo in un vicolo e qualcuno cercherà di attaccarci? Ho questa sicurezza. E eccoci arrivati. Siamo arrivati a destinazione. Grazie. E allora, eccolo qua. Ti sembra una piattaforma d'atterraggio. Potevi schiacciarci. Fuori dai piedi. Ma che cazzo ti credi di essere? Controspionaggio a Arasaka. Abbiamo finito? Ecco. Bravo ragazzo, ho fatto mi ha buttato il pallone sulla macchina. Cazzo. Ecco, ho fatto bene a non attaccare. Ehi, stronzetta, devo entrare. L'ingresso principale. Vado di fretta, tieni d'occhio la V. Vado di fretta. Senti, vado di fretta. Non farmi perdere tempo. Ti tengo d'occhio. Grazie. Sì, sì. Forse avrei dovuto fare un personaggio femminile. Grazie. No, il personaggio femminile corporate no. Lui, il nostro personaggio come l'abbiamo creato, mi piace corporate. Se mai rigiocherò il gioco, la femmina la faccio nomade o vita di strada. Vita di strada però mi sa più di aria, di cosa giusta. Andavo a ballare in posti simili io quando ero giovane. Ma mi scusi, mi è spawnata addosso, signorina. Ma avete tutte la mazza in mano in questo gioco? Cos'è? Carte? Ok, ho trovato una carta. Ma c'è Seidonia che balla qui. Ehi là, amico, ciao. Vieni qui spesso, eh? È bello rivederti lì. Già, Jackie. Ora siediti e dimmi cosa ti preoccupa. Anche io sono felice. Vederti. Come stai? Mi piace quando i personaggi parlano al posto mio. Valentino sei Maelstrom. C'è da guadagnarci parecchi Eddie, a patto di non farsi seccare. Si chiamano Eddie i soldi in questo gioco? Non posso lamentarmi, ma non siamo qui per parlare di me. Siamo qui per parlare di me. Cosa ci porti? Raccontami un po' di questo tuo problema. Allora, consegna lo shard, questa cosa deve rimanere però, Jackie, prima di iniziare, questa cosa deve restare tra noi. Esatto. Ma certo. Dico sul serio. Questa cosa potrebbe rovinarmi. Lo stesso vale per me. Sai con chi stai parlando? In realtà no, in questo momento, però. Che l'ha già fatto più volte. Bravo, Jackie. Cosa è successo in Messico sul confine? Se avessi parlato, ti avrebbero fatto il culo. Mi hai salvato il culo. Se si fosse saputo dei cartelli. Ma non si è saputo. Non si saprà neanche questa volta. Per questo sei venuto dal vecchio. Ok, penso di potermi fidare allora di questa persona. Non penso ci tradirà mai. Tieni.
Shard dati, prendi. Vediamo dove se lo infilano, nel collo? No, in testa. Ok. Ah no, dietro qua, qua se l'è messo. Ma il nostro bere quando è che ce lo portano? Ti costerà parecchio. E dovremmo agire in gran segreto. Ehi, niente, tienilo d'occhio quello shard, che se si perde... Ho i soldi. Servirà una squadra, sicuro. Un tecnico, forse due. Un netrunner ben equipaggiato e un autista che sappia fare i numeri. Mm. Per non parlare di un solitario. Vuoi giocare a carte? È quello che mi manca. È questo che vuoi da me? Un grilletto per freddare la signora? Volevo contare su di te. Pensavo di poter contare su di te. Mi conosci. Non sono certo un santo. Ma questo lavoro non è nel mio stile. Ok, forse dovevo rispondere l'altra cosa. Non fosse neanche nel tuo. Sai come opera la Rasaka? Ok, forse non lo sai. Forse sì. È una richiesta professionale che non posso rifiutare. Oh, finalmente. Sì. Quanto ci hai messo? E lo farò. Si è piegata tutta, poverina. Ma lei si... Ah, ok, non ha una benda. Pensavo non grazie vedesse. Tequila doppia con granatina e lime. Niente di meglio per rilassare i nervi. Brinda questo? No, grazie. Brindiamo. Sarebbe un brindisi. Ok, sembra non che ci fosse nulla. Significa? Si brinda a tua mamma, a tua ermana. A mammacita! Che incontrerai al bar. A questo non vuol dire un accidente. Portamene un altro allora. A questo. A sto cazzo. Questo lavoro è tutta quella merda corporativa. Sono un po' ubriaco, Guarda come... Patto con il diavolo. Te l'ho sempre detto. Hai venduto l'anima a quegli stronzi. Già, lo so, purtroppo. Oggi ti chiedono di ammazzare qualcuno. Domani... E questa è la cosa che più mi preoccupa. E questa è la cosa che più mi preoccupa. Credi che l'abbia... Credi che abbia scelta? Credi che abbia scelta? Se rifiuto, mi toglieranno tutto. Non mi lasceranno niente. Io credo che succederà. Ti toglieranno anche quella mano che ti tiene per le palle. Quello è vero. Non so tu, ma io non mi faccio toccare le palle da chiunque. E fai bene. I suoi tirapiedi non rientrano tra i fortunati. Fai bene a non farti toccare. Forse un giorno. Ma per ora mi manca poco. Per salire di livello. Sempre poco. Sempre. Vai là. Ehi, vi siete persi? Qualche problema? V, giusto. Sapevo. Siete del quartier generale. Siete del quartier generale. Lo sapevo che sarebbe successa una stronzata. Siete qui per Francoforte. Siamo qui per te. Lo sapevo. Jenkins ti ha assegnato un incarico oggi. Devi darci tutti i dettagli. No. Chi ha detto che eri? Non sono affari vostri. Chi eri, scusa? Ripetere nome e dipartimento. Non ho capito bene. Cazzo. Come ti senti? Brutto colpo. Là, tutti i nostri soldi. Il tuo accesso alle reti della compagnia è stato revocato. Presto, tutta la cibernetica corporativa in tuo possesso non funzionerà più. Dacci i dati che hai ricevuto da Jenkins. Ciò concluderà le procedure di cessazione. Come l'avete scoperto? Come cazzo l'avete scoperto? Questo e tu non dici nulla? I dati, subito. Vabbè, tieni. Tu non dici nulla, Jackie? Ottima scelta. Minchia, lo sapevo che sarebbe successa una merdata, ma non mi aspettavo subito. Abbiamo finito. Le formalità sono concluse, sì. Ma credo che Abernati ci pagherebbe volentieri per togliere di mezzo un pezzo di merda come te. Lo sapevo! Alzati, tu vieni con me. Lo sapevo che sarebbe successa una stronzata. Mi sa che vi siete dimenticati di essere molto lontani da casa. Grazie, Jackie, per favore, aiutami. Questo bario sia nel vostro stile e potrebbe non essere salutare. È chiaro? È una minaccia. Se iniziate a sparare, potremmo unirci alla festa, eh? E magari qualcuno potrebbe morire. Ti prego, menalo. Abbiamo quello che cercavamo. Ecco, volevo menare lui. No, è già finita tutta la nostra storia, praticamente. Tutto quello che abbiamo guadagnato finora. Sono povero. Beh, almeno si è tolto l'HUD, dai. V, come ti senti? No. Tutto bene? Na merda. Na merda. Mi sento... di merda. Mi brucia la gola. Non so se riesco a respirare.
È come quando il mio cuginetto si faceva di droghe. Brividi, mani tremanti, sudori. Brutta storia. E nausea. Purtroppo l'ho vista succedere a della gente a scuola. Così. Succedeva. Ehi, vuoi che ti porti da un bisturi? O magari sta già arrivando il trauma team. Ho perso tutto. Ho perso la copertura del TT, Jack. E i regolatori biochimici e l'appartamento. Mi hanno sequestrato il conto. Non bloccato. Sequestrato vuol dire che possiamo recuperarlo, però. Quegli stronzi non perdono tempo. Mi hanno tolto tutto. Bene. Voglio dire. Guarda, sto di merda, però fammi riprendere fiato. Dammi un minuto. Devo riprendermi. Mamma mia. Sono fottuto, Jack. Ho perso il controllo della mia vita. Già. Completamente. Già. Direi che l'hai appena ripreso. Non però c'hai ragione. Dire, no. L'hanno fatto loro per te. È una cosa positiva. Niente più mano sulle palle, eh? E poi non hai proprio perso tutto. Ahimè. Ho perso tutto? Ho ancora un amico? Stai per dire che ho ancora un amico? Che cosa credi? No, idiota. Hai ancora i soldi di quel lavoretto, no? È vero. Saranno parecchi dindini. Ideali per un nuovo inizio. Beh, se non vengono a riprenderseli, sì. Tirati su. Ehi, hai capito? Non mi sembri molto in forma. Esteso per terra. Mano, la tua nuova vita. Mi sembra. Inizia ora. Un inizio del genere. Mi sembra tanto un inizio alla come si chiama? Alla Bioshock Infinite, quando sostanzialmente ti fanno la testa nell'acqua, ti fanno quasi morire per poi risorgere. Devo essere sincero, carino come inizio, carino.